Una vittoria importante qui a Bagheria, una vittoria di squadra che sicuramente può essere l'inizio di altre belle sorprese in questo Giro di Sicilia. Ma diciamo che è una vittoria importante perché arriva in un momento particolare. La stagione era già cominciata bene, avevo già vinto la prima corsa dell'anno e era importante sicuramente riconfermarsi. C'era la grande incognita che non sapevo qual era la mia condizione, è chiaro. A casa ho cercato di fare il massimo, ma poi dopo è sempre la strada che lascia il suo che decide se la tua preparazione è stata buona oppure no. È arrivata una bella vittoria, bisogna continuare e spero di poter continuare, perché dopo questo Giro di Sicilia per il momento davanti c'è un bel vuoto, un bel buco, quindi chissà che sia di buon auspicio. La squadra con la nazionale ha dimostrato un buon affiatamento. Noi corridori della ex Gazprom ormai si può dire abbiamo dimostrato che abbiamo le caratteristiche giuste per stare qua in mezzo al gruppo e quindi sono contento di aver dato questo segnale al mondo del ciclismo che nonostante tutto noi ci siamo più forti, più cattivi di prima. Questo è forse il lato più bello di questa vittoria, no? Un riscatto se vogliamo rispetto alla maglia che porti pure, ma rispetto anche a Damiano Caruso, cosa ci si aspetta in questo giro? Beh, sicuramente lui non è qui per fare la comparsa, difficilmente i corridori negli ultimi anni vanno alle corse per allenarsi, lui è qua per fare bene e vedremo, si è preparato, ha detto che va forte e quindi noi siamo a sua disposizione, lui lo sa, oggi avevamo deciso di fare la corsa per me e io credo di averli pagati nel modo migliore. Senti, spettacolo, sole, natura, bellezza naturale, questo è un orgoglio di tutti noi per una rinascita della nostra terra. Oggi il percorso è stato veramente stupendo, tutto sul mare e mi è venuta voglia di venire a fare una vacanza in Sicilia, quindi spero che anche chi ha guardato la corsa da casa abbia avuto il mio stesso desiderio. Un terzo posto che è comunque un ottimo risultato, lascia l'amaro in bocca, però comunque una grandissima prova tua e della squadra. Sì, mi dispiace non aver raccolto il risultato pieno, perché la squadra davvero oggi è stata davvero formidabile. Abbiamo provato a fare un po' di forcing su terreno normale per far fuori appunto la gente più veloce, però Maluccelli ha tenuto davvero bene, aveva anche una squadra forte, lo sapevo che era lui e Moschetti quelli che erano più diciamo fastidiosi per le mie caratteristiche, infatti hanno fatto prima e seconda. Che giro sarà adesso per te? Ah, io a dire la verità puntavo tutta su questa tappa qui perché era la tappa di casa, però adesso da domani in poi sono più tranquillo perché un po' di intenzione l'avevo, quindi adesso vediamo cosa possiamo raccogliere.